Damn, here we go again. But this time I hit a nerve that was deep within. I said sorry, but I doubt that she was listening. Now I'm paranoid cause she going out with her friends and them. The past, right? I'm still Vengo da una famiglia molto sportiva e mio padre nel 75 ha fondato il Team 75 Longarato insieme ad altri 4-5 amici e porta avanti questa tradizione e fanno giocare a pallacanestro tanti ragazzi di Longarato e dai paesi vicini. Però fin da piccolo ho sempre fatto un po' tutti gli sport, dal tennis al calcio, allo sci e non mi ha mai forzato a scegliere o non mi ha mai indirizzato solamente alla pallacanestro. Poi l'ho scelta io forse perché era quella che mi piaceva di più, quella in cui ero un po' più bravo rispetto agli altri sport. Se dovessi consigliare a un ragazzino di iniziare a giocare a pallacanestro, sicuramente io sono di parte, quindi se devo dirgli uno sport, gli dico il basket. Però quando sei in giovane età, l'importante è che ti diverti, stai in compagnia, fai attività. Ora vedo tanti ragazzini che rispetto a quando avevo io 10 anni e stavo tantissimo in strada, si siedono sul divano, passano un sacco di ore davanti alla TV, ai social, alla PlayStation o alle serie TV, che va bene, ci sta, però è fondamentale fare attività fisica anche perché ti aiuta a rapportarti con gli altri. Il basket è il numero uno, io sono di parte ovviamente perché è uno sport che ti fa star bene, ti fa stare in compagnia, ti aiuta a superare i momenti difficili che ci saranno nella tua vita. Imola, gioventù, Milano, casa mia, Roma, esperienza, Biella, esplosione, Siena, vittorie, Cantù, passione, Istanbul, pazzia, Madrid, amicizie, Venezia, toccata e fuga, Reggio Emilia, vittorie, Bologna, passione e amici. Diciamo che ho dovuto fare tante rinunce, sicuramente scegliere di andare via di casa a 13 anni è una scelta importante, non dico difficile, ma comunque la devi fare e devi investire su te stesso. È ovvio che dai 13 ai 17 ai 18 anni fai tante rinunce, nel senso che il venerdì piuttosto che il sabato sera non puoi uscire con i tuoi amici. Il fatto che oramai nello sport si cambia ogni 2 per 3 è un dato di fatto, non sono nella pallacanestro. A me sarebbe piaciuto poter rimanere in una squadra per tanti anni e diventare, tra virgolette, una bandiera o come succedeva spesso in tante squadre, in quasi tutte le squadre negli anni 80-90, in cui i giocatori più importanti rimanevano per 6, 7, 10 anni in una stessa squadra. Adesso in questi anni, da 10-15 anni, è praticamente, non dico impossibile, ma molto molto difficile. Però sono un po' i tempi che cambiano. Io non credo che questa sia la strada giusta, perché la gente, il pubblico si vuole identificare con determinati giocatori che vestono la propria maglia per tanti anni e creano una certa continuità. Per me fare la partita della nazionale a fine novembre a Brescia da capitano a 10 km da casa era un sogno che si avverava. Perché se me l'avessero detto 20 anni fa, quando avevo 8-9 anni, li avrei presi per matti, invece bisogna. Non sai mai quello che ti riserva il destino ed è stata una bellissima sensazione. Sono molto legato alla mia terra, tant'è che ogni anno con la società, col Team 75 e con tutti i ragazzi che seguono la pallacanestro organizziamo l'Ara Day e anche quest'anno lo faremo per insomma è una giornata che passo con i ragazzi lì a Longarato, invito i miei amici, ci divertiamo, stiamo assieme. Beh, essere il capitano della nazionale sicuramente mi rende molto orgoglioso e dall'altro lato ovviamente hai anche delle responsabilità perché devi essere da esempio, non puoi permetterti di fare errori non tanto sul campo ma a livello
cioè, caratteriale, di scelte, devi essere sempre, tra virgolette, perfetto per indicare la strada giusta ai compagni o comunque a chi è più giovane. E quindi direi che è un insieme di tutte e due le cose. Sia in nazionale che nelle squadre in cui ho giocato mi sono sempre portato dietro, ho sempre arricchito il mio bagaglio di amici. In nazionale per tanti anni siamo stati un gruppo di coetanei, quasi tutti avevano la stessa età e quindi eravamo quando giocavamo, adesso qualcuno non c'è più, è smesso, comunque non è più in nazionale, ma siamo ancora tuttora amici. Ti posso dire Alessandro Gentile, Pepe Poeta, Andrea Cinciarini, il Mancio, Bargnani, il Beli, il Gallo, una bella squadra, un bel gruppo che abbiamo passato tante belle estati assieme, abbiamo fatto tante vittorie, anche sconfitte. E come nazionale, anche in tutte le mie squadre, ho sempre avuto dei rapporti con alcuni diversi che poi sono diventati miei amici. Ho un ottimo rapporto, è diventato mio grande amico Pippo Valdirossi, quando giocavo a Cantù ed era il giovane dell'anno, di quell'annata lì, Andrea Casella, quindi ho tanti amici. Quando ho giocato a Madrid è diventato mio grandissimo amico Nacho Martin. Quindi è bello perché oltre alla pallacanestro, oltre al professionismo, alla professionalità, ti crei anche delle amicizie e dei rapporti umani che vanno avanti nel tempo. Per Gallinari, per Danilo, è un mio grande amico. Abbiamo iniziato praticamente il percorso assieme, sia dal punto di vista dello sport, sia andando nella stessa classe al liceo, quando eravamo a Casal Pusterlengo. Il liceo stava a Codogno, ma la società era la Sigeco, che è di Casal Pusterlengo. E assolutamente per il Gallo provo ammirazione per quello che è riuscito a costruirsi come carriera. La parola invidia nel mio vocabolario, o per la persona che sono io, non esiste. Ognuno raccoglie quello che semina e sono felice della carriera che ha fatto, che sta facendo. Ma il mio rapporto con i social è molto semplice. Era nato 10 anni fa quando ero a Biella con Facebook, che era il social che andava per la maggiore, e poi negli anni si è un po' perso ed è cresciuto Twitter. E poi negli ultimi anni anche Instagram è diventato il social di riferimento. Io lo vivo in maniera molto semplice, è un modo per stare in contatto con i ragazzi che mi seguono, la gente segue a pallacanestro, piuttosto che gli piace che personaggio sono io, che giocatore sono io, ma la vivo in maniera semplice, non cerco di rimanere in contatto, magari non riesco con tutti ai messaggi che mi mandano, però è un modo per farmi conoscere e fare due gag, due risate, quando c'è da essere seri si è seri e quando c'è da prendere le cose in maniera scherzosa lo faccio volentieri, quindi credo e provo a viverla in maniera molto easy. Però nel mio tempo libero diciamo che mi piacciono un paio di cose, essenzialmente stare in compagnia di amici, è ovvio, anche se sono un tipo che sta bene da solo, però appena c'è la possibilità con gli amici più cari che ho cerco di andarci a cena o passare del tempo assieme. No, la moda mi piace e cerco di avere uno stile mio, che poi uno stile street, diciamo, e mi piace starci dietro, andare nei negozi che hanno quelle determinate tipo di vestiti o abbigliamento. Sono uno molto appassionato di sneaker, ne ho tante, e quindi sì, poi ovviamente dipende anche dall'occasione, però non apro l'armadio e la prima cosa che capita metto. Di solito mi metto lì e scelgo quello che quel giorno mi va. E mi piace molto anche cappellini, gli snapback ne ho tanti e quindi ci faccio attenzione a queste cose, perché è una cosa che piace a me, l'estetica mi piace molto, ecco. Al primo tatuaggio che ho fatto non ero ancora maggiorenne e
mi ha accompagnato mia mamma perché voleva farselo anche lei nonostante non fosse d'accordo, e sono andato, mi sono fatto una palla da basket sul braccio sinistro che ora si è sviluppata in tante altre cose, e l'avevo fatto non da un tatuatore ma da un estetista, e, per essere più sicuri, per la sicurezza degli aghi. Poi alla fine era più una preoccupazione di mia madre rispetto alla mia, però poi negli anni ne ho fatti tanti altri, adesso penso di averne una ventina, è una cosa che mi piace, li faccio o perché mi piace un determinato disegno, come può essere un teschio piuttosto che Paperino, perché da piccolino leggevo Topolino, e, oppure per una ricorrenza, e quindi è una mia passione sicuramente. Ancora nel concreto non ho pensato a cosa fare quando smetterò la mia carriera da giocatore. Diciamo che negli ultimi anni magari ci ho iniziato a pensare, ma non ho ancora idee chiare. Sicuramente non, in questo momento non voglio, non vorrò fare l'allenatore, ho già fatto troppi anni spostandomi e la carriera allenatore comunque rispecchia quella di un giocatore, quindi non è la mia priorità. Perché no, potrei pensare a un dirigente o a un procuratore, visto che sono stato nel mondo e so come ragionano i giocatori e le società, però al di là di questo mi sono già tra virgolette assicurato un futuro facendo dei miei investimenti, e penso che il passaggio da giocatore a persona che deve fare una vita normale di tutti i giorni sia importante farlo con una certa stabilità. Beh, io casa mia l'ho comprata a Milano, quindi sicuramente è la città che mi è rimasta più impressa fin da quando ero piccolo o comunque più giovane. Poi il futuro non ti può mai far stare tranquillo, non puoi mai sapere quello che succederà. I've been concentrating on upgrading my quality, and you don't get that without making music in quantity. So honestly, whoever said you have to choose between the two is making an excuse. Si sta molto bene, è una città che io ho conosciuto anni fa perché mi sono diplomato qua al liceo scientifico sotto i Portici, e giocavo a Imola, era il mio primo anno da professionista in A2, e quindi la conosco a più di 10 anni, ho mantenuto tante amicizie ed è sempre stata una città a cui sono legato. Ma indubbiamente, devo essere onesto, in prima posizione c'era il progetto della Virtus Bologna legato al dottor Zanetti col marchio Segafredo, che voleva e vuole riportare in alto la Virtus. Questo binomio Segafredo e la storicità della Virtus mi ha fatto scegliere Bologna. Been concentrating on upgrading my quality, and you don't get that without making music in quantity. So honestly, whoever said you have to choose between the two is making an excuse, cause how you gonna improve? I'll be sat for ages waiting for something to put on paper, blaring the same beat on repeat, pissing off neighbors. I'll filter out the shit tracks till I make something greater. So long as I keep doing that, I won't need a hiatus. I bathe in virtuosity, labels are gonna be watching me when they hear my discography. Then I'm gonna invest in buying a couple properties. I like my pieces playing, cause there really ain't no top in me. I guess I'm possibly one of the best coming out to the east.